cuore forte, perché Emo, appunto, in modo assolutamente inattuale, si presenta come pensatore forte. Secondo me va preso sul serio questa sua, diciamo così, solidità, questa sua grandezza di pensiero. E proprio per questo motivo pensavo di così vedere un attimino un confronto con quello che è il referente immediato del pensiero di Emo, Hegel, attraverso Gentili chiaramente, ma diciamo così, legalismo. Un legalismo che a mio parere è stato spesso e continua ad esserlo frainteso. Ecco, e in questo senso mi sembra che la voce di Emo sia una voce veramente rara, che abbia colto proprio l'essenza più autentica del pensiero di Hegel, e solo in quanto è riuscito a cogliere l'essenza del pensiero di Hegel, che ora vedremo, penso si possa dire del tutto tranquillamente che Emo è riuscito a portare a fondo Hegel, cioè quindi ad andare in qualche modo al di là di Hegel, solo in quanto ne ha colto proprio l'essenza fondamentale. Qual è il cuore di questo hegelismo che appunto Emo mi sembra abbia colto in modo veramente esemplare? La dialettica. Si parlava prima, si è già parlato, di negatività, di un assoluto che è solo in quanto si nega. E questo chiaramente è un chiaro riferimento ad una struttura che è proprio quella dialettica, appunto, il cuore dell'hegelismo. Ma una dialettica che ora vi tenterò di prevedere un po' in breve, in Emo viene portata veramente a fondo, viene fatta affondare, e ora spiegherò in che senso. Innanzitutto bisogna così confrontarsi con quella che Emo stesso chiama verità ontologica. Emo non teme di confrontarsi, come si fa spesso oggi, con queste questioni, con la questione dell'essere. E appunto proprio in questo senso, in questo confronto, Emo afferma a Quilipreme, diciamo, proprio la nientità come nientità dell'ente, come si è già accennato prima. Emo non pensa il niente astrattamente, appunto, come semplicemente altro da ciò che è, ma il niente è il niente delle cose che sono appunto presenti. Cioè il niente si manifesta appunto come cosa. Perché il niente si manifesta come cosa? Questo mi sembra Emo l'abbia compreso fino in fondo. Il niente si manifesta come cosa proprio in base a quella che possiamo definire con Emo una sorta di impossibilità originale. L'impossibilità, cioè, proprio di quella verità ontologica che Hegel, dopo tutta una lunga tradizione, individua appunto nel rapporto costituentesi tra essere e niente. Essere e niente. Questo rapporto è impossibile per Emo. Un rapporto che proprio in quanto impossibile non è come tale, ma è ente. Ecco in che senso allora. L'ente è la nientità dell'essere. In questo senso Emo è veramente così, mi pare, appunto come già aveva accennato anche Romano, va al di là dell'interrogazione, diciamo così, falsata, originariamente, secondo me, inautentica di Heidegger, che appunto si chiede, continua a chiedersi perché l'ente e non il nulla, non comprendendo che invece le due cose non sono out, ma sono lo stesso. E in questo senso abbiamo anche qui, proprio intitolato uno dei capitoli centrali, proprio identità e differenza. Emo coglie appunto questa stessità dell'identico e del diverso. Emo coglie qui, appunto, entrando, come dicevo prima, nel cuore di Hegel, questa inoltrepassabile negazione in cui l'identico è solo come diverso e in cui il diverso è solo come identico. Ed è questa struttura originaria, potremmo dire, che proprio, diciamo così, fa sì che appunto l'essere sia niente e il niente sia essere. E quindi questa impossibilità si faccia possibile nelle cose. Ma qui
possiamo subito indicare, veramente per cenni, in che senso allora Emo, entrando in questo nucleo di pensiero, porti a fondo la te. Cioè, Emo comprende fino in fondo che in questo modo, pensando allora il mondo ontico delle cose che sono, come il manifestarsi, l'essere presente del niente, si debba indicare l'assoluto, e qui poi che ormai della cosa più speciale, o comunque l'ha già anche detto, in qualche modo qualcosa che è, anche se appunto Emma non cita mai, è massimamente consonante con il pensiero schellingiano, cioè voglio dire, qui l'assoluto, ecco com'è la grandezza di Emo, si fa presupposto a se stesso, in quanto impossibile che non è mai come tale, ma è nella possibilità delle cose. Qui l'assoluto non è pensato come meramente altro dal mondo, non è un Dio appunto che sta meramente al di là, anche se Emo appunto parla di trascendenza della presenza, cioè dell'assoluto come identità di essere, niente, come essere che è niente. Ecco, a me pare che questa trascendenza sia pensata in modo perfettamente radicale, in quanto, proprio dicevo prima, si situa all'interno di una contraddizione originaria che è l'identità dell'identico e dell'indifferente. Appunto, proprio per questo, allora, l'assoluto è esso stesso sciolto sempre da se stesso, libero da sé. Libero da sé in quanto si fa mondo, il mondo come caduta radicale dell'assoluto, come farsi altro, restando se stesso. Questa struttura proprio che Emo chiama assurda, è proprio il cuore dell'assurdità, quello che ci mette di fronte agli occhi Emo, mi sembra. Il cuore di un'assurdità che è il cuore della più grande tradizione filosofica, che appunto, come Emo stesso dice, per esempio, risale a Plotino, cioè questa assurdità, questa contraddizione è tale da appunto rendere sempre presupposto a sé l'assoluto. Ma cos'è presupposto a sé? Cos'è dell'assoluto? Come mai l'assoluto si presuppone a se stesso in quanto esistente, in quanto essente? L'assoluto si presuppone in quanto, come dice Emo in modo chiaro, proprio perfettamente chiaro, in quanto identico. E qui, anche qui secondo me, Hegel viene portato a fondo. Hegel non è, diciamo così, esplicito fino in fondo in questo senso. Lui pensa sì, identità di identità e non identità, ma in qualche modo le pensa, potremmo dire così, sullo stesso piano, queste due categorie, identità e non identità. Emo capisce che questa identità è tale da far sì che l'identico rimanga presupposto a sé, in quanto manifestandosi sempre in una differenza ontica, che è la differenza appunto in cui consiste il mondo. E questa struttura proprio dell'assurdo, dicevo, è la condizione tragica in cui per Emo viviamo in quanto uomini. E infatti qui volevo concludere questa breve indicazione proprio leggendo il primo passo che abbiamo ricordato nel testo, che mi sembra proprio indicativo della pregnanza del suo discorso, della profondità del suo discorso, veramente raro, veramente raro. Noi diciamo, quando parliamo della morte, allora non saremo più, effettivamente non saremo più, per la semplice ragione che non siamo mai esistiti e non esistiamo.